Io lo auguro a tutti di arrivare a questa età, ma soprattutto di arrivare lucido come lui, che ha una verve veramente forte. E quindi davvero un bel traguardo, ma arrivarci così brillanti è bello. Poi lui, diciamo che è una persona, detto così, un simpaticone, nel senso che lo conoscono tutti, quindi è il Giorgino della situazione, quindi la gente è venuta perché io stesso ho fatto un piccolo annuncio su Facebook e quindi c'è mezza popolazione, ci fa onore e piacere. Io gli faccio davvero tanti tanti auguri, e non solo per i suoi 100 anni, ma di serenità con la sua famiglia. E che, come dire, gliene auguro altri 100, ma quel che vuole Dio. È contento di questa giornata con tante persone che sono venute a Sì, farle sì. gli auguri? C'è il mio parente, il dottore Lucinito. Lo conoscete? Allora, mi racconti un po' com'è andata questa sua lunga Ma vita a Bergamo? è andata, che ho sempre lavorato, figlia mia. Noi siamo partiti da zero, ho portato i miei figli. Nonno, tienilo meglio, tienilo così, va. E che c'è il ciccio? Ha fatto anche la guerra, sentivo. Sì, 3 anni in Africa. Era caporalmaggiore dei portaferiti. E c'era il capitano, mi voleva un bel pazzo. Era di Caserta. Li trovavano sempre a me, costa, costa, E siamo arrivati alle coste qua. Cosa vuole dire a queste persone e anche al comune che oggi la festeggiano con la torta, i dolci, la targa, immagino? È contento? Ma io ringrazio tutti quanti, ma che politica, ma come ci fa? Sì, va bene, perfetto. Ringrazio tutti, ma figli miei, sono emozionato che è morta mia moglie. Grazie, 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 grazie a tutti, grazie. E per 100 anni come a me. Grazie.